Lazio-Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio e così è stato. Eccomi qua, allora abbiamo vinto soffrendo, insomma ci voleva la zampata del campione, noi la Juventus a Ronaldo, noi abbiamo Ciro, altrimenti sarebbe stata una serata un po' da dimenticare, Lazio pasticciona, naturalmente quando giochi con le riserve è quello che succede, in campo a un certo punto a parte i cinque titolari sembrava di vedere una partita di centro classifica, ecco, questa è la differenza tra i primi 12-13 titolari e poi le riserve. E questa è la grande differenza che è stata quest'anno. Speriamo che la società si renda conto di quello che deve fare perché c'è tanto da lavorare. Torneranno altri 3-4 giocatori in giro per l'Europa. Abbiamo questi 4-5 ragazzi che insomma non sono decollati, non c'è niente da fare, gli acquisti sono andati male. Non voglio parlare dei singoli perché avete già capito che è facile. Parlo dei singoli. Quelli che insomma le riserve di stasera, quello è il nostro grandissimo problema. Eppure Inzaghi sta ancora lì ad aspettare, poi non so cosa, ma sta aspettando e va bene così. Tanto io mi auguro che il presidente si renda conto che perdere un allenatore del genere sarebbe veramente grave. Poi pensare alla Champions, lasciamo stare, pensiamo al derby. Ecco, il derby è una partita da vincere sempre, soprattutto quando si gioca fuori casa. Se c'era il pubblico avrei detto riempiamo tutto lo stadio, la curva nord della Tevere numerata lato nord, ma siccome non c'è la possibilità, spero che il prossimo anno magari possiamo riviverla questa possibilità. Allora speriamo, ecco, appunto, che in campo la squadra sia diversa. Certamente Milinkovic tornerà, anche se un po' malconcio. Insomma, dobbiamo vincere questa partita per onorare il campionato e soprattutto perché il derby è derby, ragazzi. Derby, anche se ormai il calcio è scappato via dai sentimenti che provavo, perché non lo riconosco questo calcio, però quando vedo le maglie avversarie, soprattutto certe maglie, è normale che lo vuoi sempre vincere. Speriamo bene. Allora, io intanto nel salutarvi volevo ricordare una cosa, intanto il mio libro, lo so che sono un po' rompiscatole, però in libreria si trova questo libro, lo consiglio a tutti, il vero laziale deve avercelo e poi magari ve lo leggete quest'estate. Pensate che c'è gente che questo libro l'ha letto almeno 4-5 volte e di questo ne sono felice, li ringrazio. E un'altra cosa, lazialità, che invece questo è in edicola, 100 emozioni Lazio. Tra le tante emozioni ho scoperto stamattina che questo rapporto straordinario col Papa Wojtyła. Da una parte c'è Eriksson e Cragnotti che sono ricevuti dal Papa, ma qualche anno prima, guardate questa foto quanto è bella, il Papa sbandierava una sciarpa della Lazio. Ma insomma, vi rendete conto che foto? Ecco, queste sono le tante emozioni, 100 e più emozioni su questo libro. Il Papa Wojtyła, che Papa che è stato. E, naturalmente a parte le battute, fu uno scatto geniale. Lui con questa sciarpa della Lazio, meraviglioso. Lazio-Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio e così è stato.